Oh, eccoci finalmente sbucati dai paesi. Sì, 15 km, 5 per arrivare qua finalmente. Che è la tappa, non la so io. Tappa zero. Ma cos'è questo? Te lo dico subito. Ok, basta, non sappiamo dove siamo. Cornone di Brumone, spettacolo qua, devo dire, grande. Tutto one. Raga, siamo morti, forse qua il passo è lo scavalamento. Io sono davvero stanco ora, posso dirlo. Passo Brescia. Mamma mia. Cominciano come i tigri. Apporente e funghi. Basta. Il mio commento è basta. Prima era apporente e funghi, ora è basta. Basta, virgola. Voglio apporente e funghi. Questo è il mio commento. Se stasera non c'è apporente e funghi, do di matto. Vado in cucina e gli mangio tutto. Ti immagini? Non avete apporente e funghi? E allora è trito tutto. Penso che sia. Non ce la faccio. Se avessi chiesto una carbonara. Figo di ieri ti dicevo che entravo strisciando. Mi sa che capita davvero. Ma mi sa che lo facciamo in due, non da solo. Sembrava impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Yes, ci abbiamo messo meno del previsto, siamo molto contenti perché ci avevano un po' spaventato con i tempi, le tappe, e quindi diciamo che siamo contenti di essere sotto in questo tratto, perché poi la roccia granitica ci frega. Ciao. Eccoci al passo Poia. Bella vertical, interessante, bella bestia. Bella e bestia. Ora prudenzini. Mi sa che noi siamo venuti da là e guardate un po', Zach, si vede lui. Stiamo andando verso l'ultimo passo. 40 minuti anche. Ottimo, siamo arrivati al passo Miller. Io sono al limite del collasso, non ce la faccio più in salire. Lì si vede Ognutti. E faccio questo video da seduta perché così è. Stiamo scendendo verso i Ognutti e guardate il passo che abbiamo appena fatto. Cioè, qua fa paura davvero. Ai piedi. Al cospetto, a tu per tu con lui e anche col rifugio, si è rodato. Discesa infinita come la salita, pietroni ad ameliosi, si cattivi. Ciao. Io non ci posso credere, ragazzi. Annuncio che siamo arrivati al Tonolini ed è una roba incredibile, te, io sono strafelice, cioè mi bevo 18 spritz, se costa poco, te lo dico. Stiamo volando un pochino, stiamo decidendo per domani, siamo un po' indecisi, raga, boh, vediamo.
i rifugiati sono stati super gentili, ci hanno preparato la colazione in anticipo. Stiamo per partire. Augurateci buona fortuna. Passo prima Sone e Alba. Spettacolo. Qua dietro sembra crescere un nanino. Ciao. Rifugio Garibaldi, spettacolo. Fine sentiero 1. Però il nostro giro non è finito, come vi vedo, cari. Ora c'è un passo da 1000. Penso che quello sia il nostro obiettivo ultimo. Potere gas! La dura! Passo, come si chiama Matt? Gole larghe. Gole larghe. Veniamo da lì. Devo dire che siamo abbastanza rapidi a scendere. Sì, però ci stiamo allontanando dai montagnoni, diciamo. Un po' spiace. Un po' posso dire che non vedo l'ora della pizza, però. Fine percorso, andiamo a prendere il treno. Siamo tuonati, sto bello. Non lo consigliare in 3 giorni, però molto bello, cioè un'altra via di cui stiamo parlando, molto provante fisicamente, diciamo.